dal libro dell'Esodo. In quei giorni, udendo la voce del Signore dal mezzo del roveto, Mosè disse a Dio: Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: Qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: Io sono colui che sono. E aggiunse: Così dirai agli Israeliti: Io sono, mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè: Dirai agli Israeliti: Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Va. Riunisci gli anziani di Israele e di loro: Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: Sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: Vi farò salire dall'umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, dell'Ittito, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo e del Jebuseo, verso una terra dove scorrono latte e miele. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani di Israele andrete dal re d'Egitto e gli direte: Il Signore, Dio degli ebrei, si è presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto a 3 giorni di cammino per fare un sacrificio al Signore nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire, se non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso. Dopodiché, egli vi lascerà andare. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Andiamo a Lui, noi che siamo faticati ed oppressi. Andiamo a Lui, noi che portiamo dei macigni nel cuore, che non capiamo, che non abbiamo risolto i grandi interrogativi della vita. Andiamo a Lui, noi che siamo travolti dalle disgrazie, dalla malattia, dal dolore, dopo averli strenuamente combattuti, dopo aver cercato in ogni modo di restare a galla. Andiamo a Lui, è il Signore, l'unico e il sole che offre speranza, che realizza la salvezza in noi. È Lui, il Signore, che può offrire una sosta di ristoro nel difficile cammino della vita. E impariamo da Lui ad accogliere con mitezza gli eventi e con umiltà, consapevoli cioè dei limiti che la vita porta in sé, dei limiti che portiamo nel nostro cuore. Imitare Cristo è l'obiettivo della nostra vita. Imitarlo nella visione del Padre, nella compassione verso gli uomini, verso la lucida consapevolezza di ciò che siamo chiamati a diventare e ad essere. Imitare Cristo significa concretamente conoscerlo per far diventare il Vangelo metro di giudizio per ciò che scegliamo e che diciamo. Nel cuore dell'estate il Signore ci propone di fare delle vacanze esclusive con Lui, nel luogo più esclusivo che c'è, il nostro cuore.